Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con i webinar del gruppo editoriale La Scuola. Oggi pomeriggio siamo in compagnia di Jessica Redeghieri per un webinar incentrato in particolar modo sul coding. Jessica proporrà delle attività creative sulla base del progetto di Ecotech, che è la novità per la tecnologia a marchio 6 di cui ha curato il volume Tecnologia Creativa. Ben ritrovata Jessica. Ben ritrovati a voi e ciao a tutti. Vedremo assieme un'attività che ritrovate appunto anche nei contenuti dedicati alla tecnologia creativa, quindi creeremo assieme. Potrete creare assieme a me oppure anche con calma poi da soli creare le vostre storie. Perfetto, vedo che i colleghi ci stanno raggiungendo. Io di Jessica ho detto che ha curato appunto tecnologia creativa, ma ve la presento anche come formatrice e come content creator, perché si occupa anche di questo. Vi ricordo come sempre che se avete delle domande relative ai contenuti o relative al testo, potete scriverci sempre nel box domande, ci ritaglieremo come di consueto qualche minuto in chiusura per leggervi e ci dedicheremo alle vostre domande se ne avrete. Vi ricordo che entro 24-48 ore riceverete due mail, una con il vostro attestato in PDF e l'altra con le slide che Jessica ha preparato per noi e la registrazione dell'incontro di oggi. Vi segnalo anche che Jessica avrà un altro webinar con noi, avrete sicuramente ricevuto una comunicazione o se ci seguite sui social avrete visto, ma anche il 2 aprile c'è un altro incontro con lei, magari ve lo linko in chat così siete liberi di iscrivervi se volete. Bene, io ti lascio la parola, Jessica, e ci vediamo più Benissimo, tardi. grazie. Grazie. Perfetto. Allora, cominciamo quindi questa nostra nuova scoperta. Ormai abbiamo già fatto le presentazioni, ma ho inserito anche questa slide per dirvi che ovviamente quello che vedremo oggi assieme è stato messo a punto all'interno di attività reali, quindi anni di esperienza in contesti didattici ed educativi reali, in cui quello che viene proposto alle ragazze, ai ragazzi, alle bambine e alle bambine e ai bambini riguarda la tecnocreatività. Quindi ci sarà un focus sì sulla tecnologia, utilizzeremo degli strumenti tecnologici, ma in chiave tecnocreativa. Ed è per questo che adesso, prima di cominciare l'attività, ho pensato di darvi un quadro anche generale, quindi sia pedagogico che educativo, rispetto alla tecnocreatività, appunto, perché per farvi capire dove ci andiamo ad inserire e per darvi anche le chiavi per proporre delle attività tecnocreative in classe. Senz'altro lo farete già, magari non sotto il cappello formale di tecnocreatività, ma andiamo a capire di che cosa si tratta. Anche perché all'interno dei contenuti, appunto, del libro dedicato alla tecnologia creativa, seguiamo proprio queste indicazioni, questo filone. Partiamo quindi, come vi dicevo, dalla tecnocreatività, che è composta da due parole, da due parti di parole, una tecno, che ovviamente rimanda alla tecnologia, agli strumenti tecnologici, e l'altra è creatività. Partendo dalla creatività, vediamo che è la capacità di costruire qualcosa di nuovo o innovativo come un'opera d'arte, di dare concretezza a un'idea. Noi la terremo molto in considerazione la creatività in questa analisi che faremo e anche nell'attività che vi proporrò, quindi non è un accessorio alla nostra attività didattica, è il fine della nostra attività didattica e anche il mezzo, non solo il fine. Quello che interessa a noi, infatti, è dare la possibilità ai ragazzi e alle ragazze, adesso dirò direttamente ai ragazzi, perdonatemi se non uso entrambe le parole, ma così per brevità e noi abbiamo capito lo stesso che indipendentemente dal genere, e questo ci tengo tanto, daremo loro la possibilità di dare concretezza a un'idea. Andiamo a lavorare sulle competenze, ad esempio, pensate alle competenze di imprenditorialità, che è quello che ci viene richiesto ovviamente come insegnanti. Partiamo da un'idea, partiranno i ragazzi da un'idea.
e dovranno capire come dare concretezza a quest'idea attraverso gli strumenti. Il dare concretezza a un'idea è importantissimo perché fa in modo che quest'idea diventi tangibile, che prenda forma questa idea, non rimane un'idea che magari non è fattibile, non è concretizzabile, rimane e diventa un'idea invece che possiamo utilizzare, che possiamo prendere in mano, con la quale possiamo giocare, ad esempio, attraverso la quale possiamo imparare. Ovviamente non sarà solo l'idea concretizzata che diventerà uno strumento di apprendimento, ma tutto il percorso ci permetterà e permetterà agli studenti e alle studentesse di costruire pezzo dopo pezzo il proprio apprendimento. Quindi ricordatevi sempre che noi quindi partiamo dalla creatività e quello che sarà alla base di tutte le attività, quella che faremo insieme, ma anche tutte quelle che trovate all'interno del fascicolo dedicato alla tecnologia creativa, partiranno da un'idea. Chiederanno quindi agli studenti di avere un'idea rispetto poi a cosa, ve lo dirò tra pochissimo, e di renderla concreta. C'è un altro pezzettino della creatività che a noi interessa, cioè che ci dice che per essere creativi, diciamo così, la creatività ci richiede di costruire qualcosa di nuovo o innovativo. Quindi non si tratta in questo caso di un'esecuzione da una copia, che va benissimo, anche questo perché permette di crearci quelle abilità e di affinare le abilità magari esecutive, il fatto di creare, di copiare da una copia, da un modello, da un prototipo dato, ma in questo caso noi creiamo qualcosa di nuovo o innovativo. Può essere l'idea, un'idea completamente nuova, oppure possiamo realizzare quest'idea in modo innovativo, magari un'idea che qualcun altro ha già realizzato, ma noi la realizziamo in modo innovativo utilizzando ad esempio degli strumenti o dei materiali innovativi rispetto a quelli che erano stati utilizzati fino a quel momento. Per farla diventare tecno-creatività, ovviamente dobbiamo utilizzare, e ci viene chiesto di utilizzare, degli strumenti tecnologici. Soprattutto in fase di realizzazione, quando diamo concretezza alla nostra idea, ma anche magari in fase di ideazione, quindi quando pensiamo all'idea, magari quando facciamo la progettazione della nostra idea. Quali sono queste tecnologie creative che ci permettono di lavorare in termini di tecnocreatività all'interno delle nostre classi? Sono tutte quelle tecnologie che permettono di creare un prodotto, un servizio, un artefatto, un elaborato e quant'altro. Detta così, ovviamente è molto ampia e infatti le tecnologie creative sono veramente molto ampie. Potremmo dire che tutte le tecnologie possono diventare tecnologie creative. Dipende da come le utilizziamo, appunto. Ad esempio, anche un editor di testo può diventare un mezzo tecnologico creativo, se non lo utilizziamo per creare un elaborato, magari con, non so, mi invento qualsiasi cosa, ad esempio con dei bivi all'interno che ci permettono di passare da una pagina all'altra, un po' come erano i libri game di qualche anno fa, parecchi anni fa in realtà. Oppure anche un elaboratore di fogli di calcolo. Può diventare un mezzo di tecnologia creativa se lo utilizziamo ad esempio per creare delle escape room o una pixel art. Quindi diversi strumenti tecnologici che noi vediamo anche come magari un pochino banali o noiosi possono diventare strumenti che ci permettono di lavorare con la tecnocreatività. Nel nostro caso però andremo ad analizzare degli strumenti o meglio dire delle aree tecnologiche innovative che sono più spiccatamente creative, che nascono anche con quell'obiettivo. All'interno delle nostre pagine di tecnologia creativa, su cosa ci soffermeremo in modo particolare? Sul coding, stavo dicendo sulla programmazione, in realtà sì, è meglio dire programmazione perché il coding è una parte della programmazione. Adesso non mi ci soffermo troppo perché dovremmo parlarne veramente per ore di questa cosa, di questo argomento, però parliamo di programmazione. Con la programmazione noi cosa facciamo? Utilizziamo gli strumenti informatici, i linguaggi, gli ambienti di programmazione per creare cosa dipende un po' dall'ambiente che andiamo ad utilizzare, dal linguaggio che vogliamo utilizzare, possiamo creare
delle storie animate, possiamo creare dei quiz, possiamo creare, come accennavo prima, ad esempio delle escape room, possiamo creare diversi artefatti che ci permettono di lavorare da una parte con la programmazione, ma anche con la grafica, con l'audio e tanto altro. Poi analizzeremo, ed è strettamente collegato alla programmazione, analizzeremo all'interno delle pagine di tecnologia creativa, non in questo webinar perché ci soffermeremo soprattutto sulla programmazione, la robotica. Anche la robotica è un'area di tecnologia creativa, scusate, e tecnocreatività molto interessante, che è anche molto di appeal per gli studenti perché mette assieme la programmazione con altre aree che sono quelle più prettamente ingegneristiche, possiamo dire così, di creazione, di assemblaggio e di ideazione appunto di robot che possono viaggiare ad esempio nel nostro spazio oppure possono prelevare dei dati e rilevare dei dati dalla realtà che ci circonda, ad esempio con i sensori, e muoversi oppure eseguire delle azioni in base ai dati che rilevano dalla realtà. Poi andremo ad analizzare anche un'altra area della tecnologia creativa che è molto interessante, che è la stampa 3D. Prima la modellazione e poi la stampa 3D. La modellazione e la stampa 3D, come vi dicevo, sono molto interessanti da tenere anche sott'occhio per i futuri sviluppi, perché siamo già arrivati alla stampa 4D, oltre a quella 3D, ma la stampa 3D già di per sé è magica, perché so che a qualcuno non piace questo sostantivo collegato alla tecnologia, ma la vedo così e tanti bambini, anche forse i più piccoli la vedono così, perché ci permette proprio di modellare come se stessimo utilizzando della creta, però utilizzando gli strumenti digitali, le nostre idee, quindi diamo forma agli oggetti che noi abbiamo in mente e con un click praticamente li vediamo che prendono forma all'interno della stampante 3D, strato dopo strato. Quindi ovviamente questo tipo di area è strettamente legato alla creatività perché veramente possiamo inventarci qualsiasi cosa, fare volare la nostra fantasia, ovviamente conoscendo gli strumenti e conoscendo i limiti che hanno, possiamo dopo pochi minuti prendere in mano quello che prima era soltanto una delle nostre idee. La stessa cosa per quanto riguarda la realtà virtuale e la realtà aumentata, anche di questo parleremo all'interno del fascicolo, un'altra area bellissima, molto molto interessante perché ci permette di creare dei mondi fantastici, quindi possiamo creare i mondi che ci aspettano, possiamo pensare e ipotizzare come sarà il nostro mondo, magari fra decine e decine di anni, fra migliaia di anni, ma possiamo ricostruire anche il nostro mondo pensando a com'era migliaia di anni fa, invece, o decine, centinaia di anni fa. Possiamo ricostruire i nostri territori, possiamo pensare a nuovi territori da sviluppare magari su altri pianeti, e questo ci permette di, come vi dicevo prima, di utilizzare la nostra fantasia, ma ci permette e permette anche agli studenti di rielaborare ed elaborare quello che conoscono ora del nostro mondo e di pensare a come potrebbe essere se, ad esempio, ci comportassimo in modo adeguato. Quindi molto interessante anche la parte di realtà virtuale. Vi ho citato anche la realtà aumentata, che è diversa, ma altrettanto interessante perché permette di costruire attorno a noi degli oggetti digitali che aumentino le informazioni che noi percepiamo a occhio nudo e attraverso, diciamo così, i cinque sensi. Queste informazioni possono essere amplificate attraverso la realtà aumentata. Questo è molto molto importante perché possiamo lavorare moltissimo attraverso la realtà aumentata, non solo sull'elaborazione, la rielaborazione di ciò che sappiamo già, di quello che ci circonda, ma possiamo lavorare anche per permettere una maggiore inclusività, ad esempio, di ciò che ci circonda, dell'ambiente che ci circonda, inserendo magari degli oggetti che parlano. Quindi non dobbiamo solo guardare o non dobbiamo soltanto leggere, ma parlano assieme a noi, quindi li possiamo ascoltare. Oppure al contrario, possiamo vedere delle immagini da un audio. Possiamo inserire tante informazioni diverse all'interno del mondo che ci circonda e aumentarlo. È per questo che si definisce realtà aumentata.
All'interno ovviamente del fascicolo ci saranno tutte le indicazioni per gli insegnanti per inserire questa attività all'interno della classe, ma soprattutto per gli studenti ci saranno delle attività guidate, quindi dei laboratori che piano piano, passo dopo passo, in modo anche propedeutico alle attività successive, li accompagneranno all'interno della scoperta di queste quattro aree della tecnocreatività. Quindi inizieranno in modo più guidato ad approcciarsi a queste aree della tecnocreatività per poi diventare autonomi, sempre sotto la guida ovviamente dell'insegnante e la regia dell'insegnante per creare i propri oggetti creativi utilizzando la tecnologia. In questo caso quindi la tecnologia diventa un mezzo, non diventa il nostro fine, in questo caso diventa un mezzo creativo per realizzare qualche cosa. Ma che cos'è questo qualche cosa che adesso io vi ho indicato come un'idea, ma è molto generica, è molto vasta ovviamente questa possibilità. Solitamente il nostro qualcosa è la soluzione ad un problema, una sfida creativa. La nostra sfida creativa, ovviamente creativa perché stiamo parlando di creatività, è un problema che gli studenti potranno risolvere appunto attraverso la progettazione, quindi mi viene un'idea, cerco di metterla nero su bianco e la progetto, e la creazione di una soluzione concreta. Quindi noi insegnanti, adesso vi darò anche la cornice, vi darò degli spunti per capire queste sfide creative, che cosa possono essere. Scegliamo il problema autentico che i nostri studenti possono, scusate, possono andare a risolvere. I nostri studenti avranno un'idea, quindi cercheranno un'idea che sarà il prodotto che potrà risolvere il problema iniziale e poi lo realizzeranno attraverso le tecnologie creative che noi metteremo loro a disposizione. Questo è molto importante. Noi potremmo cominciare anche dicendo ai nostri studenti: pensate a un'idea da realizzare. Ovviamente gli studenti potrebbero pensare a qualsiasi tipo di idea, quindi diventa troppo generica. Potremmo mettere in difficoltà anche qualcuno che magari così creativo ancora non è, o meglio, non ha ancora sperimentato dei percorsi creativi. E allora invece siamo noi che diamo loro l'input iniziale. Questo input iniziale è proprio un problema, una sfida creativa. Anche nelle attività all'interno del fascicolo, la vedremo assieme tra pochissimo, partiamo proprio da un problema concreto, un problema reale. Ovviamente saranno problemi generali che potrebbero avere tutte le classi e tutti gli studenti. Poi, ovviamente, voi in base ai vostri problemi concreti, al vostro contesto e alle esigenze che avete in quel momento, potete proporre dei problemi diversi, delle sfide creative diverse. Proporre delle sfide è sempre molto coinvolgente per gli studenti perché si mettono in gioco, solitamente diventa appunto una sorta di forma ludica per coinvolgerli all'interno dell'attività e fare in modo che loro possano sviluppare delle soluzioni concrete ad un problema reale e poi mettere a disposizione di tutta la classe queste soluzioni che possono essere d'aiuto per tanti e vedono subito un feedback di quello che di ciò che hanno creato. Come dovranno essere queste sfide creative? Come dovrebbero essere solitamente per essere coinvolgenti per gli studenti e per permettere loro di pensare alla loro idea e realizzare questa idea? Ve l'ho già accennato prima, devono essere sfide autentiche, devono essere problemi autentici. Il problema iniziale deve essere un problema reale, solitamente un problema che gli studenti toccano con mano. Quindi, ad esempio, vi faccio un esempio su tutti, ovviamente, ma ce ne sono a miliardi che possiamo proporre all'interno delle nostre classi. E abbiamo notato che all'interno della classe c'è un po' di confusione, un po' di disordine. Cosa possiamo creare per mettere ordine all'interno della nostra classe e fare in modo che quest'ordine poi venga mantenuto, ad esempio, nel tempo? Se vogliamo già inserire lo strumento e l'area strumentale all'interno del nostro problema, possiamo suggerire, ad esempio, agli studenti cosa possiamo creare attraverso la modellazione e la stampa 3D per riuscire a
e mantenere l'ordine all'interno delle nostre classi. Ovviamente in questo caso diciamo così, l'area strumentale, lo strumento e la tecnologia che andiamo a proporre deve essere già conosciuta dagli studenti. Non è detto che debbano sapere tutto di questo strumento, in questo caso stiamo parlando di modellazione e stampa 3D, ma è sufficiente che ne capiscano le possibilità, quindi che cosa si può fare con la stampa 3D, quali sono i limiti di questo strumento e quali sono invece le potenzialità. Stessa cosa per la programmazione, ad esempio, se chiediamo agli studenti di creare un gioco programmato, ad esempio, che aiuti gli studenti del terzo anno a scegliere il proprio percorso formativo per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, allora questo è un problema autentico, qualcosa che loro dovranno affrontare realmente, ma ovviamente gli studenti dovranno essere in grado di capire cosa, fin dove si possono spingere programmando con eventualmente Scratch, che è lo strumento che vedremo dopo. La sfida deve essere centrata, deve essere una sfida chiara e delineata, quindi dobbiamo spiegare esattamente agli studenti qual è il problema, non la soluzione, perché la sfida deve essere anche aperta, quindi non deve contenere già una soluzione, deve essere delineata in modo corretto, quindi deve essere comprensibile agli studenti, ma non deve già contenere al proprio interno la soluzione. Quindi il problema deve essere chiaro, deve essere spiegato con chiarezza e ben delineato, ma non deve contenere la soluzione. Quindi io non vado a chiedere agli studenti cosa potete creare oppure create con la modellazione e la stampa 3D dei ganci per gli zaini o dei contenitori per le penne. In questo caso ho la soluzione già all'interno della sfida e invece chiedo loro che cosa possiamo creare. La sfida, visto che siamo in ambito didattico educativo, ovviamente deve essere focalizzata per noi. Quindi gli obiettivi educativi e didattici devono essere chiari all'interno della sfida e devono essere in linea ovviamente con le competenze degli studenti. Quindi in questo focalizzata ci sono due aspetti diversi. Abbiamo la necessità di collegare la nostra sfida a ciò che stiamo già facendo o che vogliamo proporre agli studenti e che abbiamo affrontato assieme a loro e deve essere ovviamente in linea con le competenze degli studenti. Non mi soffermo sulla zona di sviluppo prossimale che sicuramente conosciamo, però deve essere una sfida che sia, scusate il gioco di parole, abbastanza sfidante per loro, quindi non troppo semplice, ma nemmeno troppo complessa, ovviamente. Deve essere limitata. Che cosa significa limitata? Che il tempo e le risorse che gli studenti hanno a disposizione devono essere chiare. Chiaramente, se noi diciamo agli studenti che la nostra sfida e il loro processo di realizzazione può occupare ad esempio 10 ore o 40 ore, oppure 2 ore andranno a pensare ad una soluzione, ad un artefatto che ovviamente può essere realizzato in 2 ore, 10 ore, 30 ore. Questo per loro sarà l'aspetto più complesso, ve lo anticipo già, perché solitamente nei primi percorsi di tecnocreatività si soffermano molto sulla soluzione, pensano a delle soluzioni più o meno che potrebbe realizzare la NASA solitamente, e invece poi si scontrano con la fattibilità di questa soluzione, che ovviamente ha dei limiti perché deve essere realizzata in un determinato tempo con delle risorse che possono essere sia materiali che umane. Anche le risorse umane sono molto interessanti da dichiarare subito perché potremmo chiedere loro di soffermarsi solo sulle competenze interne che ci sono all'interno della classe, all'interno del gruppo. Tra un attimo vi parlo anche dei gruppi, ma potremmo chiedere anche loro di far capo oppure di coinvolgere all'interno della loro realizzazione, questo soprattutto se abbiamo un po' più di ore per la realizzazione finale della nostra risorsa, della nostra soluzione, anche delle risorse esterne, possono essere i genitori, possono essere gli esperti, possono essere persone del territorio, anche delle sfide che riguardano il territorio sono molto interessanti. Ci apriamo un pochino alla classe, alla scuola per realizzare qualcosa, magari in ottica di service learning che possa servire al nostro
nostro territorio. Questo è molto interessante perché vedere che una soluzione poi viene utilizzata anche al di fuori della scuola è un feedback interessante e piace molto agli studenti. Come vi dicevo, quindi questa è la parte più complessa per quanto riguarda il gioco all'interno della sfida creativa per gli studenti, ma vedrete che piano piano diventeremo più bravi noi a proporre delle sfide che possono andare bene per i nostri studenti, ma diventeranno più bravi anche loro, sempre di più, a restare all'interno dei paletti, però sempre capendo che possono essere al centro di questo processo creativo, che sono attivi all'interno del processo creativo e, come vi dicevo inizialmente, che non devono solo copiare un prototipo o eseguire, devono diventare attori del proprio processo in questo caso. Prima vi accennavo il lavoro di gruppo. Solitamente dipende moltissimo dalla sfida, ma quello che vi suggerisco è cominciare almeno facendo lavorare i ragazzi a coppie, perché queste sfide da realizzare singolarmente sono complesse, sarà complesso anche per voi seguire i singoli studenti perché potenzialmente potrebbero cercare ad esempio 20-25 soluzioni diverse e poi nella realizzazione diventa complesso seguirli, ma soprattutto perché lavorare a coppie e a piccolo gruppo di 3-4 studenti permette loro di mettere assieme le competenze e quindi di moltiplicare anche il tempo in realtà, perché magari abbiamo poche ore, abbiamo 3 ore, ma lavoriamo in tre e suddividiamo un pochino i ruoli rispetto a quello che dobbiamo fare, allora è come se avessimo 9 ore assieme e in più moltiplichiamo anche le competenze. Impariamo come studenti a lavorare appunto in gruppo, che è una cosa importante che non tutti ancora sono in grado di fare alla secondaria di primo grado e dobbiamo fare i conti anche con quello che pensano gli altri, trovare delle strategie di mediazione. All'interno di questi percorsi, di questi processi, ovviamente gli insegnanti hanno una prima parte di regia, perché, come vi dicevo, dobbiamo pensare alla sfida, preparare il contesto, quindi scegliere appunto le risorse, i tempi che mettiamo a disposizione degli studenti e poi durante il processo creativo vero e proprio, quindi di ideazione e di realizzazione dello strumento, siamo in supporto, facilitiamo il percorso degli studenti, magari attraverso domande stimolo, se vediamo che sono in un punto d'impasse, oppure attraverso il nostro supporto proprio pratico, se per caso non riescono a trovare una soluzione a un problema che stanno affrontando, oppure ad un piccolo inciampo che stanno affrontando anche dal punto di vista tecnico. Quindi, come vi dicevo prima, quello che vedremo assieme adesso è proprio una sfida creativa e un'ipotesi di risoluzione di questa sfida creativa. Potenzialmente ognuno di voi potrebbe avere una soluzione diversa alla nostra sfida creativa che vi darò tra un attimo. Anche questa sfida creativa sarà all'interno del fascicolo dedicato alla tecnologia creativa, ma ovviamente i vostri studenti potranno pensare a qualsiasi tipo di soluzione. Noi vedremo una possibilità tra le migliaia di possibilità. Quindi partiamo un attimo con la nostra sfida. Chiedo soltanto se per caso ci sono delle domande prima di partire con il problema autentico e la sfida creativa di per sé, così vediamo se. Allora, per il momento non ne vedo, vedo qualche apprezzamento, ma ancora nessuna domanda. Semmai ti interrompo anche adesso, man mano che vai step by step, così se qualcuno resta Benissimo, indietro. benissimo. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è metterci il cappellino, il caschetto da studenti. Fate finta quindi di essere i vostri studenti, tenete sempre presente che ovviamente un primo approccio all'area strumentale, che in questo caso è la programmazione, quello che a noi adesso piace chiamare coding, ma sappiate che invece ci troviamo nel mondo ben più ampio della programmazione.
E quindi adesso vi parlerò di una sfida, di un problema concreto che potremmo andare a sfruttare, a proporre all'interno delle nostre classi. Vedrete che sarà un problema strettamente disciplinare, che ci porterà a rielaborare un contenuto disciplinare. Ovviamente, così com'è, lo potrete applicare a qualsiasi tipo di contenuto disciplinare, di argomento che state affrontando o che vorrete affrontare all'interno delle vostre classi, ma potrebbe essere anche attivato, diciamo così, applicato meglio, scusate, a altri tipi di storie che andremo a raccontare. Poi magari al termine del nostro percorso vi darò due dritte su come applicare lo stesso percorso, la stessa sfida anche ad altri tipi di storie. Perché vi parlo di storie? Perché il nostro percorso si chiama proprio Che storia? E partiamo da una situazione iniziale, quindi un problema autentico. Che cosa mettiamo davanti ai nostri studenti? Quindi che cosa proponiamo? Innanzitutto la situazione iniziale è questa. Per permettere a tutti gli studenti di comprendere al meglio l'argomento affrontato, in questo caso è le principali colture, e vi aggiungo le principali colture arboree. Dopo vi farò vedere che lo trovate anche all'interno del manuale che stiamo utilizzando. L'insegnante chiede loro di creare a piccolo gruppo un artefatto a scelta che racconti l'argomento. In questo caso siamo anche molto aperti come scelta dell'area strumentale, quindi noi stiamo affrontando un argomento. In questo caso le principali colture arboree in modo particolare, e quindi mettiamo gli studenti davanti ad un problema concreto. Come potremmo formulare questo problema? Allora, potremmo chiedere agli studenti, ad esempio, lo mettiamo sotto forma di domanda, che cosa potremmo creare, che cosa potreste creare, inteso come artefatto in questo caso, per raccontare, ed è per questo che vi parlo di che storia, perché sarà un racconto, per raccontare questo argomento, quindi le principali colture arboree, ai vostri coetanei. È sempre importante indicare qual è il target, perché ovviamente l'artefatto cambierà molto se i ragazzi si rivolgono ai loro coetanei, oppure se si rivolgono ai bambini più piccoli, se si rivolgono ai genitori, agli insegnanti. Quindi anche andare ad individuare il target di questo problema iniziale. Qui vi ho descritto una situazione iniziale che può essere ovviamente tra le più comuni. Allora è importante andare ad individuare anche il target. In questo caso noi, pensate, chiediamo agli studenti di creare un artefatto in generale. Facciamo finta di dividere la classe in gruppetti da 4 o in gruppetti da 3, potremmo avere 6, 8 soluzioni diverse all'interno della nostra classe. In questo caso noi siamo stati generici, abbiamo parlato di artefatto, c'è chi potrebbe creare ad esempio un poster interattivo, c'è chi potrebbe creare invece un mondo in realtà aumentata con i campi coltivati con le principali colture arboree, in questo caso, quindi con meleti e altro. E una possibile soluzione potrebbe essere questa che andiamo a creare assieme. Facciamo finta di essere in un solo gruppo creativo. Adesso siamo un po' troppi in realtà, ma facciamo finta di lavorare insieme, di essere studenti della scuola secondaria di primo grado e decidiamo, per risolvere il problema iniziale che ci è stato dato dal nostro insegnante, di creare un cartone animato programmato, di creare una storia programmata. Perché? Perché abbiamo già avuto un primo approccio magari agli ambienti di programmazione all'interno della classe, o perché uno di noi a casa ha cominciato a programmare con Scratch, gli è piaciuto in modo particolare e propone quest'idea. Va benissimo, la mettiamo in pratica assieme. Ovviamente, come vi dicevo, le idee possono essere tante, possiamo limitare o meno le possibilità che hanno gli studenti. In questo caso, ad esempio, vi facevo l'esempio di uno studente che è particolarmente interessato alla programmazione, non ne abbiamo ancora parlato in classe, ma è lui per primo che vuole inserirla. Allora magari possiamo far fare questa prova a questo gruppo. Decideremo noi ovviamente quali limiti dare anche per sentirci in grado di seguire questi lavori che stanno facendo i diversi gruppi. Oppure all'inizio possiamo dire invece di
create un artefatto, che cosa potete creare? Create una storia programmata o create un artefatto programmato con Scratch, ad esempio, che andremo come quello che andremo ad utilizzare noi. Quando abbiamo un'idea come studenti, e qui ancora ricordatevi che abbiamo il caschetto da studenti, dobbiamo essere più specifici possibili. Quindi noi come insegnanti dobbiamo essere più specifici possibili all'interno della nostra sfida creativa, più chiari possibili. Ma anche se siamo studenti, ed è qui il passettino più complesso che devono fare nell'ideazione, più siamo precisi nella nostra descrizione della soluzione, che ancora è nella nostra testa, più siamo precisi e più saremo in grado velocemente di realizzare questa soluzione. Quindi la cosa che dovrete fare come regia, come insegnanti, è chiedere sempre più dettagli per quanto riguarda la soluzione. Poi a volte quello che fanno gli studenti e che possiamo fare assieme a loro è ritornare, una volta passate alla realizzazione, a aggiungere dei dettagli all'idea iniziale. Diventeranno sempre più bravi nell'aggiungere questi dettagli e questo è importante perché mettere tutto nero su bianco, progettare già dall'inizio, ci permette di ricercare tutte le risorse che ci servono e poi assemblarle tutte utilizzando i nostri strumenti. Ad esempio, possiamo andare avanti ancora di più nella descrizione. La prima volta che proverete a chiedere una cosa di questo tipo agli studenti, si fermeranno qui. Creiamo una storia animata, creiamo un cartone animato programmato. Lo chiamo cartone animato in modo improprio, ma per far capire che gli studenti lo vedranno come qualcosa di molto vicino al cartone animato. Poi possiamo andare avanti ancora, quindi chiediamo: ma come è fatto questo cartone animato? Che cosa prevede? Che cosa c'è all'interno di questo cartone animato? Queste domande aperte permetteranno loro di inserire sempre più dettagli. Nel racconto digitale ci sarà un narratore che descriverà le principali colture. Allora non sarà una storia vera e propria, in questo caso sarà una descrizione, che è anche un po' diversa rispetto alla narrazione, ma ci sarà. E già lo capiamo, un narratore, un personaggio che descriverà le principali colture. Benissimo. Dove le troviamo le principali colture? In questo caso all'interno del nostro libro. Tra poco ve lo faccio vedere. Ma andiamo avanti ancora. Nella prima scena il narratore si presenterà e introdurrà l'argomento. Guardate come stiamo già andando maggiormente nei dettagli. Vi sembrerà una cosa futile, in realtà tra poco, quando andremo a creare veramente il nostro artefatto programmato, vedrete che sarà importante scendere nel dettaglio fin da ora. Per ogni coltura il narratore descriverà le caratteristiche principali e quindi noi come gruppo, magari lo assegniamo a Marco, la ricerca delle caratteristiche principali di ogni coltura, in questo caso arborea, e ci sarà una foto di sfondo per la coltura. Benissimo, allora siamo in tre all'interno del nostro gruppo, magari ci sarà chi, appunto Marco, andrà a raccogliere le informazioni sulle caratteristiche principali delle diverse colture, ci sarà Elisa, ad esempio, che ricercherà le foto di sfondo per ogni coltura. Abbiamo detto che è necessario che ci siano queste due tipologie di informazioni per ognuna delle nostre scene, diciamo così, per ogni coltura. Nell'ultima scena il narratore saluterà. Perfetto. Ok, possiamo fermarci anche qui per ora. Abbiamo quindi una scena, pensate ad una sorta di spettacolo teatrale. Abbiamo i diversi fondali che cambiano perché abbiamo diversi sfondi che presentano le diverse colture e ci sarà un narratore che racconterà quello che si vede dietro all'interno del nostro fondale. Pensatelo proprio come una scena teatrale che diventerà, nel nostro caso, una storia programmata. Quello che dobbiamo fare, come vi dicevo, che dovranno fare i nostri studenti è andare a reperire le informazioni, ed è qui che ci interessa soprattutto questo lavoro dal punto di vista disciplinare, perché non solo stiamo lavorando sulle competenze, non solo andremo a lavorare sulle abilità anche di utilizzo degli strumenti dal punto di vista tecnico, ma ovviamente non ci dimentichiamo anche le conoscenze, perché anche quelle sono importanti e vengono in questo caso rielaborate all'interno della creazione del nostro artefatto finale. Come vi dicevo, quindi dovremo andare a ricercare le nostre
informazioni. Allora, da una parte, per quanto riguarda i testi, le ricerchiamo all'interno del nostro testo principale di tecnologia. Io ho fatto un clic, voi probabilmente state vedendo che mi sono spostata sullo sfogliabile, aumento un attimo lo zoom, eccolo qui. E quindi cosa dovrà fare Marco in questo caso, perché l'abbiamo affidato a lui questa prima parte di ricerca dei testi? Allora andrà a capire quali sono le principali coltivazioni arboree, è una cosa che possiamo fare anche in gruppo, magari scrivendo soltanto i primi nomi, i nomi delle diverse coltivazioni arboree, scusate, e invece Marco dovrà andare a fare una sintesi dei testi, dovrà capire magari anche ricercando informazioni in più online se può inserire qualche aggiunta, ad esempio, e quindi Marco andrà a mettere nero su bianco quali sono i testi. Vedete che io ancora non sto programmando, sto preparando, quindi sto progettando il mio artefatto. Poi, utilizzando gli strumenti creativi, che come vi dicevo sono strumenti e non obiettivi per quanto riguarda noi, andiamo a rielaborare, a mettere insieme tutto quello che abbiamo scoperto. E allora abbiamo la nostra narrazione, abbiamo detto che abbiamo un narratore ed ecco che Marco farà quella che possiamo chiamare sceneggiatura, ad esempio. Quindi andrà a dire che nell'introduzione abbiamo il nostro copione, no? Abbiamo parlato di uno spettacolo teatrale. Ciao, io sono, mettiamo un nome che possiamo inserire, ad esempio Luigi, il narratore. Ti presenterò le principali coltivazioni arboree. Allora, quali sono? Ci sarà la prima scena in cui presentiamo gli agrumi. Questi sono gli agrumi come l'arancio, il limone, il mandarino, eccetera. I frutti vengono consumati crudi o per la preparazione di alimenti. È una sintesi delle informazioni che troviamo all'interno del libro. Questo per la vite, l'olivo e gli altri alberi da frutto. Poi abbiamo un finale, perché così avevamo detto nella nostra progettazione. Queste erano le principali coltivazioni arboree, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà possiamo anche dire, ora puoi rispondere alle domande per scoprire se ti ricordi tutto. Quali sono queste domande? Possono essere le domande dell'insegnante che dopo aver chiesto agli altri studenti che non hanno creato il nostro cartone animato programmato, lo vanno a vedere, quindi diventano fruitori del nostro artefatto, oppure possiamo andare ad inserire proprio delle domande di comprensione anche all'interno del nostro cartone animato, se lo vogliamo rendere ancora più interattivo. Poi abbiamo detto che ogni scena deve avere una foto, quindi ci sarà una foto di sfondo per la coltura, per ogni coltura. Quindi abbiamo detto che diamo questo compito a Elisa. Cosa può fare Elisa? Può andare a ricercare online, magari diamo delle informazioni ai nostri studenti anche sul rispetto del copyright, e questo è molto importante, magari li va a cercare all'interno degli archivi di immagini libere che possono essere riutilizzate senza problemi, va a cercare lo sfondo per gli agrumi, per la vite, per l'olivo e ci manca lo sfondo per gli alberi da frutto. L'ho tenuto in stand-by per cercarlo assieme a voi. Vi dicevo che Elisa lo può ricercare, ad esempio, all'interno degli archivi di immagini free all'interno del web e quindi in questo caso io vado a cercare Pixabay. Vedete che ho cercato altre parole chiave, vado a fare una ricerca per parole chiave, ad esempio, alberi da frutto, eccoli qua. Vediamo che cosa ci viene proposto. Ovviamente non dovranno essere né agrumi, né la vite, né l'olivo. Cerchiamo altri alberi da frutto. Qui ci sono dei meli, vanno benissimo. Proviamo a vedere se c'è un'immagine che ci piace particolarmente. Vediamo. Torno un attimo su. Prendiamo questa della mela che è perfetta. E ce la scarichiamo, la potremo utilizzare. Guardate, noi per ora, visto che siamo stati molto bravi, eccola qua, la rinomino. Penso che adesso voi vediate la mia finestrella perché ho tutto in condivisione. Eccola qua. Ora
e me la salvo nella mia cartellina. Noi siamo stati così bravi e così dettagliati all'interno della fase di ideazione che questo ci permette di andare a ricercare e a preparare tutte le risorse. Noi abbiamo le nostre foto di sfondo, ora ne abbiamo quattro, abbiamo le narrazioni, quindi i testi. Se avessimo detto, ad esempio, che per ogni scena abbiamo bisogno anche di un audio, quindi il narratore non solo ci spiega per iscritto quello che vediamo alle nostre spalle, lo sfondo della coltivazione, ma avessimo scritto anche che serve un audio, allora quello che potevamo fare è assegnare, ad esempio, a Mattia la registrazione degli audio e così Mattia aveva tutto pronto e poteva assemblare assieme a noi anche la registrazione che aveva già creato, ad esempio utilizzando degli strumenti di registrazione online, oppure vi farò vedere tra poco che anche direttamente all'interno di Scratch possiamo registrare le narrazioni. Visto che siamo stati così bravi, come vi dicevo, adesso possiamo passare alla fase di realizzazione ed è qui che cominciamo a mettere le mani, diciamo così, in pasta all'interno dello strumento creativo e tecnologico vero e proprio. Quindi in questo caso, come vi dicevo, andremo ad utilizzare Scratch. Però vedete che abbiamo fatto tutto un lavoro di ideazione e progettazione in realtà già prima alla base. Questo è molto molto importante perché in realtà è da qui che cominciamo a costruire le nostre competenze, a permettere agli studenti di costruirsi le proprie competenze. Poi andremo ad utilizzare lo strumento tecnologico come mezzo di realizzazione. Però già qui all'interno dei nostri primi step andiamo a costruire le nostre competenze come studenti. Come vi dicevo, noi andremo ad utilizzare Scratch, che è uno strumento ovviamente autonomo, di per sé lo troviamo all'interno del web, scratch.mit.edu, è uno dei primi strumenti di programmazione educativa, uno dei primi ambienti e linguaggi di programmazione educativa. Ve lo faccio vedere un attimo direttamente da qua, poi vi spiego perché mi sposto su un'altra piattaforma. Cosa facciamo con Scratch? Noi andiamo a lavorare dal punto di vista grafico, ok? Perché andiamo ad inserire i nostri personaggi, i nostri oggetti all'interno della programmazione, i nostri sfondi, come vi dicevo prima, ma soprattutto li andiamo a programmare attraverso un linguaggio di programmazione a blocchi di parole. C'è anche la versione a blocchi di icone che è Scratch Junior, che può essere utilizzata alla scuola dell'infanzia e nei primi anni della scuola primaria, ma anche con i bambini e i ragazzi che, ad esempio, non sanno scrivere o hanno delle difficoltà a leggere. Andiamo ad utilizzare le icone, i simboli al posto delle parole. Con Scratch noi dobbiamo soltanto andare a mettere assieme, assemblare, un po' come vi dicevo prima quando parlavamo della robotica, le nostre parole di programmazione che diventano a loro volta frasi di programmazione. Vi faccio un esempio proprio piccolissimo, ad esempio diciamo che quando si clicca sulla bandierina verde, quando diamo il via alla nostra programmazione, allora il nostro personaggio, che in questo caso è il gattino perché è la mascotte, ma noi possiamo cambiarlo ovviamente quando vogliamo, dovrà muoversi. E allora andiamo in movimento e gli facciamo fare un tot di passi. Quindi fai 50 passi o 100 passi. I passi sono i piccoli pixel, diciamo così. Con cui è divisa lo schermino che vedete, l'anteprima della nostra scena, e poi possiamo fare in modo che dica qualcosa. Ad esempio, vedete, prendo il blocco dire e lo inserisco in verticale sotto il precedente. Ciao, io sono il gattino. Senz'altro Scratch lo conoscete. Scusate, vi rubo questi 5 minuti solo proprio per fare una prima intro per chi ancora non l'ha mai visto, ma è raro che qualcuno non l'abbia ancora visto. Allora noi andremo a schiacciare la nostra bandierina, quindi a cliccare sulla bandierina verde, ci aspettiamo che il nostro gattino faccia 100 passi e poi dica ciao, io sono il gattino. Andiamo quindi a vedere se è vero che succede così, bandierina verde. Ecco che si è spostato in questo caso verso destra perché è il suo avanti e ci dice ciao, io sono il gattino.
In realtà il nostro prodotto, il nostro artefatto finale sarà un pochino più complesso perché quello che dovremo fare è non solo far parlare il nostro narratore, ma fare in modo che dietro al narratore cambi anche lo sfondo. Vedrete che non ci sarà niente di complesso, è abbastanza facile da realizzare, però senz'altro è un pochino più avanzato di quello che vi ho fatto vedere adesso in un attimo. Tra l'altro noi qui stiamo parlando soltanto di una piccolissima sequenza, possiamo inserire anche delle altre strutture della programmazione molto più complesse, i cicli, ma soprattutto le condizioni, le variabili e tanto altro. Vi dicevo che io non andrò ad utilizzare adesso Scratch nel suo sito, diciamo così, principale, ma lo andrò a utilizzare all'interno di Computer Science First. Computer Science First è uno strumento, nel nostro caso di Google, che ha già delle lezioni impostate all'interno, ma noi non lo utilizzeremo per le unità didattiche che ci sono già all'interno, lo utilizzeremo perché integra al proprio interno Scratch. Allora, entro come insegnante all'interno della dashboard, nel libro ci sono tutte le indicazioni anche per l'insegnante, come vi dicevo inizialmente, e che cosa mi permette di fare Computer Science First che non posso fare su Scratch standard? Mi permette di creare le classi, di inserire i miei studenti all'interno della classe, un po' come succede all'interno di Classroom e degli altri strumenti di creazione di classi digitali, anche Microsoft ad esempio ovviamente ha le proprie, ma qui noi andiamo a inserire i nostri studenti e possiamo entrare all'interno degli artefatti dei nostri studenti, dei progetti dei nostri studenti. Questo non ci serve per andare a controllare cosa fanno i nostri studenti, anche a volte se c'è qualcosa che dobbiamo tenere sotto controllo, ma soprattutto ci permette di entrare all'interno dei loro progetti, magari per aiutarli. Perché andiamo a vedere, magari hanno un problema, anziché chiedere di condividerci il loro progetto e creare una copia del loro progetto, noi entriamo direttamente lì e li aiutiamo in diretta anche a risolvere magari qualche piccolo bug, lo chiamiamo così visto che ci stiamo addentrando all'interno della programmazione e così riusciamo a gestirli. In più abbiamo la possibilità di fare entrare all'interno dei nostri corsi gli studenti con degli account creati da noi. Quindi non è necessario che abbiano il loro indirizzo email, il loro account, ma possiamo crearne alcuni ex novo proprio per farli entrare anche in anonimato, diciamo così. Ovviamente noi lo sappiamo a chi abbiamo dato l'account che è praticamente anonimo. Come vi dicevo, quindi all'interno di Computer Science First è stato integrato Scratch, prima invece c'erano dei link che riportavano alla piattaforma principale, quindi andando a creare un nuovo progetto abbiamo lo stesso ambiente di programmazione che abbiamo visto un attimo fa. Ci sono proprio solo alcune piccolissime differenze, ad esempio manca la valigetta, che è quella che ci permette di portare già dei blocchi da un progetto all'altro, ma sono proprio piccole differenze, proprio minime, minime. Allora, noi intanto andiamo a creare ad assegnare il nome al progetto, abbiamo detto coltivazioni arboree. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare andando a prendere le nostre indicazioni è inserire il narratore. Quindi, che cosa ci serve? Ci serve un narratore, ci servono i testi e li abbiamo già, ci servono gli sfondi e li abbiamo già, e poi dobbiamo quindi adesso mettere soltanto tutto assieme. Allora, scusate, eccoci qua. Allora, questo lo chiudo e chiudo anche questa così non facciamo caos. Allora, il gattino, per quanto sia simpatico, lo cancelliamo perché magari cerchiamo invece un personaggio che sia un po' più in linea con i nostri studenti. Sotto vedete che abbiamo la possibilità di scegliere uno sprite. Lo sprite è il nome che viene dato ai nostri personaggi, agli oggetti che ci sono all'interno e sono quelli programmabili. Quindi andiamo a scegliere il nostro sprite, ad esempio scegliamo una delle ragazzine, in questo caso Avery, vedete ce ne sono tantissimi di persone, animali. Andiamo a vedere se ce n'è una che, ecco, cerchiamo Dania, ad esempio. Prendiamo, benissimo.
I personaggi, gli sprite che ci sono all'interno di Scratch hanno anche dei costumi e possiamo andare a scegliere quindi quale aspetto andare a assegnare al nostro personaggio. L'aspetto può cambiare anche in realtà all'interno del nostro percorso, noi ne lasceremo sempre il principale, quindi gli altri li andiamo a cambiare, tra l'altro a cancellare, scusate. Tra gli altri ci sono anche dei piccoli strumentini di editor grafico all'interno, quindi ad esempio possiamo cambiare il colore della maglietta. Vi faccio vedere. Possiamo prendere ad esempio il fucsia e con il secchiello andare a cambiare il colore della maglietta del nostro personaggio. Eccolo qua. Perfetto. Così ha la maglietta tutta fucsia e lo personalizziamo. È scomparso tutto. Ricarichiamo un attimo perché ho tante schede aperte. Ecco qui, non gli è piaciuta la nostra maglietta fucsia, vediamo se ce la fa cambiare nuovamente, altrimenti la teniamo così viola. Perfetto, lasciamo stare le maniche così il nostro personaggio ce l'abbiamo. E il narratore c'è. Quello che noi adesso andiamo a preparare sono gli sfondi, i fondali. Riprendiamo l'esempio di prima, la similitudine di prima, la metafora che richiamava il teatro, quando dobbiamo fare uno spettacolo teatrale abbiamo bisogno di scenografie diverse, ovviamente andiamo a preparare prima tutti i fondali, così facciamo anche noi. Richiamavo questa metafora del teatro perché in effetti in Scratch viene chiamato proprio stage, che è il nostro palcoscenico, quindi andiamo ad inserire gli sfondi che andranno ad abbellire il nostro palcoscenico come scenografia. Allora andiamo ad inserire i nostri sfondi, ne scegliamo uno dalla libreria interna, che può essere quello per la nostra introduzione e quello per il nostro finale, quindi vado a scegliere uno sfondo magari interno. Ok, può essere la lavagna, va benissimo. Perfetto, vediamo se l'ha selezionato. E poi andiamo anche a caricare, ad importare gli sfondi che abbiamo preparato. Eccolo qui. Vediamo se ci permette di caricarli tutti e quattro. Sì, e li inseriamo pian pianino. Guardate. Ne abbiamo uno bianco che non ci serve, che possiamo cancellare, abbiamo quello per l'introduzione e per le conclusioni, abbiamo poi quello per la prima scena relativa agli agrumi, anche questo lo possiamo modificare se vogliamo, converto un attimo in vettoriale così lo possiamo sistemare. Abbiamo quello della vite che andremo a richiamare quando parliamo della vite, abbiamo quello dell'olivo e quello degli alberi da frutto. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve e che avevamo preparato anche inizialmente. Riclicco sul nostro narratore perché sarà quello che darà il via a tutta la nostra narrazione. E adesso quello che dobbiamo fare, che si fa solitamente utilizzando la programmazione, è dire direttamente, in questo caso a Scratch, al nostro cartone animato, che cosa deve succedere. Quindi passo passo noi andremo a dire tutto quello che deve essere visto e deve essere eseguito all'interno del nostro cartone animato, come vi dicevo. Allora, prima di tutto possiamo scegliere come dare il via al nostro cartone animato. Facciamo sempre con la bandierina verde come abbiamo fatto prima perché è molto semplice. Quindi andiamo a scegliere la situazione iniziale con il blocco. Quando si clicca sulla bandierina verde, che potrebbe essere anche quando si clicca sul narratore, potrebbe essere quando si clicca su un tasto della tastiera, quello che preferite. In questo caso apriamo il sipario cliccando sulla bandierina verde. Allora, quando noi andiamo a cliccare sulla nostra bandierina verde, dobbiamo dire com'è la nostra scenografia sul palcoscenico, quindi dobbiamo andare ad indicare qual è lo sfondo. In questo caso, quindi, nella categoria aspetto, i diversi blocchi hanno un colore diverso e sono all'interno di una categoria di colore diverso in base alla loro funzione. Avete visto, ad esempio, movimento era il fai 100 passi, fai 10 passi, era un blocchetto blu perché indica un movimento. E invece gli sfondi li prendiamo in aspetto perché indicano una forma grafica, un aspetto grafico che deve avere il nostro cartone. Se
Se voi riusciste a guardare assieme a me i nostri blocchetti, vedreste che abbiamo un blocchetto che passa allo sfondo. E quindi, anche se è il primo sfondo, noi comunque lo dobbiamo utilizzare perché gli diciamo quale sfondo deve comparire subito. Qual è lo sfondo che compare subito? È lo sfondo dell'introduzione e delle conclusioni, cioè quello della lavagna. Andiamo quindi a selezionarlo, lo abbiamo già messo nel nostro archivio degli sfondi e quindi qui lo andiamo a richiamare, si dice così. Poi il nostro narratore deve dire qualcosa e che cosa dirà? L'ha preparato Marco, il testo della narrazione, dovrà dire prima: Ciao, io sono Luigi il narratore e allora visto che abbiamo tutto pronto andiamo a prendere, io soltanto lo copio. E lo andiamo ad impostare, a programmare all'interno del nostro cartone animato. In questo caso, nel nostro caso, anche il dire è all'interno della categoria aspetto. E voi direte perché se è una cosa che viene detta è all'interno della categoria aspetto? Perché in realtà anche questa è una forma grafica, un oggetto grafico all'interno del nostro cartone, perché non è qualcosa che si sente, che si ascolta, ma è qualcosa che si vede, visto che compare il fumetto, è questo il modo di dire dei nostri personaggi, compare il fumetto e all'interno compare il testo. Allora prendiamo il dire per un tot di secondi. Eccolo qui, e andiamo a copiare all'interno il nostro testo. Ciao, io sono Luigi il narratore. Visto che questo è un testo abbastanza semplice da leggere, possiamo tenerlo visibile per 2 secondi. Dopodiché si passa al testo successivo. In questo caso ti presenterò le principali coltivazioni arboree. Benissimo, quindi prendiamo un altro blocchetto uguale e andiamo a copiare il testo che abbiamo già deciso di inserire. Proviamo a vedere, è sempre importante fare dei test. Vediamo che tutto funzioni. Ok, andiamo a mettere a schermo intero così anche voi lo vedete meglio. Quando diamo il via, ovviamente dovremmo vedere lo sfondo con la nostra lavagna, se abbiamo fatto tutto bene, anche se adesso lo vediamo già perché è il primo sfondo, e poi il nostro narratore dovrebbe cominciare con la prima indicazione e poi la seconda parte della nostra narrazione. Andiamo con il via, eccolo, io sono Luigi, il narratore, ti presenterò le principali coltivazioni arboree. Andiamo ad allungare un pochino, a prolungare il tempo per ti presenterò le principali coltivazioni arboree, mettiamo almeno 4 secondi perché è un po' complesso da leggere. Allora, noi questa parte, quindi questi 3 blocchetti che noi siamo andati ad inserire, come vedete, li dovremo andare a copiare per ognuna delle scene che abbiamo deciso di impostare. Quindi avremo la scena degli agrumi, la scena delle viti, eccetera, eccetera. Ogni scena ha 2 parti di testo. Allora, molto semplicemente ci posizioniamo sul passa allo sfondo, andiamo con il tasto destro. Oh, mi è sfuggito, eccolo qua, e andiamo su duplica. Perfetto, io adesso lo sto creando assieme a voi, ma questo ovviamente saranno gli studenti che lo andranno a creare. Potreste fare una prima prova di narrazione creando assieme a loro un primo prodotto, una prima storia narrata e chiedendo a loro di inserire soltanto i contenuti. Quindi andando ad inserire già la struttura della programmazione, loro dovranno lavorare come elaborato solo sulle narrazioni, i testi e gli sfondi, ad esempio. Però adesso lo facciamo assieme. Allora, la nostra prima scena dopo l'intro è quella sugli agrumi. Quindi noi andiamo a richiamare lo sfondo agrumi e inseriamo il testo relativo agli agrumi. Prima, la prima parte è un po' lunghina, quindi aggiungiamo qualche secondo in più, anche per aiutare chi ha delle difficoltà magari nella lettura. Perfetto. E facciamo la stessa cosa con la seconda parte del testo. Ok. Questo lo possiamo fare con tutte le altre scene. Quindi duplico, scelgo, si attiva sempre la vite e vado a copiare il testo per la vite. Perfetto. Sistemo magari, come dicevamo prima, i secondi e vado a copiare il secondo testo.
Eccoci qui. Facciamo una prova, non l'abbiamo fatta precedentemente, facciamo il nostro test. Allora, cosa dovrà succedere? Lavagna, narrazione 1, narrazione 2 dell'introduzione, poi agrumi come sfondo, narrazione 1, narrazione 2 degli agrumi, la stessa per la vite. Andiamo a vedere se succede davvero così. Lavagna, narrazione 1, narrazione 2. Vediamo, eccolo che passa agli sfondi con gli agrumi, quindi testo 1 e testo 2, aspettiamo i 4 secondi per ogni testo e passa allo sfondo della vite. Guardate, abbiamo già creato in pochissimi secondi con la programmazione, ovviamente io sapevo dove andare a prendere i blocchi e quindi ci ho messo meno tempo, abbiamo creato però in pochissimi secondi già le prime scene del nostro cartone animato che sono senz'altro un pochino più interattive come risultato finale rispetto a delle presentazioni, ma quello che importa a noi non è tanto il risultato finale dell'artefatto, quanto il percorso, il processo che i nostri studenti fanno per la realizzazione. Poi ovviamente il nostro prodotto finale può essere utilizzato anche all'interno della classe, quindi ad esempio assegniamo al gruppo di Mattia, Marco ed Elisa, mi sono ricordati i tre nomi stranamente, le coltivazioni arboree, assegniamo ad un altro, no, ad un altro gruppo della nostra classe, vediamo ad esempio. Vado sullo sfogliabile così vediamo cosa abbiamo nella pagina successiva. Le principali coltivazioni erbacee, ad un altro gruppo gli usi delle colture e via dicendo. Quindi possiamo spezzettare all'interno della sfida anche i diversi argomenti, quindi assegnare un sottoargomento ad ogni gruppo, magari utilizzando un macro argomento invece come sfida. Quindi pensate che poi abbiamo tutto il nostro argomento macro sotto forma, rielaborato sotto forma di cartone animato programmato. Vado a terminarlo soltanto perché voglio poi farvi vedere la possibilità anche che hanno i nostri studenti di modificare e migliorare anche l'artefatto, magari personalizzandolo ancora di più. Quindi questo è proprio soltanto la base. Portate un attimo pazienza, così faccio anche quello dell'olivo, ma ci mettiamo proprio un attimo. Ecco qua con il nostro secondo testo. E anche qui andiamo a dare 4 secondi. Vedete che duplichiamo. E oh, dove è finito? Eccolo qua. Duplichiamo e inseriamo anche la quarta coltivazione, cioè gli alberi da frutto in generale, e poi inseriamo la scena finale. Nella scena finale avevamo detto di richiamare la lavagna. Eccolo qui, così abbiamo il nostro prodotto completo. Perfetto. Vado a duplicare per l'ultima volta. Eccoci qua. Vado a richiamare la lavagna in questo caso per il finale. Queste erano le principali coltivazioni arboree. Mettiamo 2 secondi, va benissimo. E ora puoi rispondere alle domande per scoprire se ti ricordi tutto. Abbiamo usato fondamentalmente 3 blocchi diversi, anzi, sì, 3 blocchi diversi. Un quando si clicca sulla bandierina, un passa allo sfondo e un dire. Poi questi 3 blocchi, passa allo sfondo e i 2 dire, li abbiamo duplicati, avete visto, per ogni scena. È una struttura molto molto semplice, questa è proprio inserita all'interno del nostro fascicolo dedicato alla tecnologia creativa come primissima attività perché aiuta gli studenti proprio a capire come creare un artefatto anche in modo molto molto semplice. Andiamo a vedere se tutto funziona. Abbiamo la nostra prima scena, poi adesso andremo avanti ovviamente. Veloci, guardiamo se abbiamo la modalità turbo. Un attimo, ecco qua. Attivo la modalità turbo che ci permette di vedere tutto in modo più veloce. Abbiamo l'uva, viene consumata cruda per il vino. Questo è l'olivo che produce le olive, eccetera, eccetera. Quindi siamo già alle olive. Ok, cambia lo sfondo, quindi quello degli alberi da frutto. Adesso voi la vedete veloce perché, come vi dicevo, ho attivato la modalità turbo e arriviamo all'ultima scena che è quella di conclusione, quindi il nostro finale. Come vi dicevo, però, noi
possiamo andare oltre a quello che abbiamo fatto adesso. Potremmo far camminare magari il nostro personaggio per farlo ancora più simile al nostro cartone animato. Potremmo inserire più personaggi, cambiare i costumi, magari cambiare il personaggio, o meglio il costume del nostro personaggio, quindi farlo diventare un po' diverso ad ogni scena. Possiamo fare diverse cose, ma quello che vi voglio far vedere adesso è relativo al suono. Vi dicevo prima che possiamo andare ad inserire anche risorse di tipologia diversa, quindi in questo caso ad esempio abbiamo inserito solo il testo, ma possiamo andare ad inserire anche le nostre registrazioni. Quindi ad esempio andiamo a prendere il blocco della categoria suono, avvia riproduzione suono. Quello che possiamo fare è registrare i suoni che ci interessano e richiamarli ogni volta che abbiamo il blocco relativo al testo. Quindi da una parte leggiamo il testo, lo vediamo, dall'altra lo ascoltiamo. Voi adesso non riuscirete ad ascoltarlo perché ho impostato il mio audio. O mi sentite dallo schermo o mi sentite dalle mie cuffiette, dal mio microfono. Ma fidatevi che il suono ci sarà. Allora, cosa facciamo? Come abbiamo fatto per le immagini e per i testi, andiamo a prepararci i suoni. Quindi andiamo nella sezione suoni e iniziamo a registrare. Non ne scegliamo un interno, ma lo registriamo qui. Ecco, ho detto una bugia in realtà perché non mi ricordavo più che all'interno della sezione relativa a Computer Science First era questa una delle piccole differenze rispetto a Scratch. Non abbiamo il registratore interno, ma ve lo faccio vedere in un altro modo. Ecco qua. Andiamo a cercare Free Recorder. Ecco qua, Free Voice Recorder. Perfetto. Ce ne sono tantissimi, ne ho preso uno a caso, in questo caso, quindi registratore gratuito online, Free Voice Recorder. Vado a vedere qual è il primo testo. Torno un attimo indietro. Ciao, io sono Luigi, il narratore. Allora me lo preparo. Ciao, io sono Luigi, il narratore. Non ho la voce tanto da Luigi, ma facciamo finta di sì. Tolgo la parte iniziale e finale delle pause, del silenzio e vado a salvarlo. Me lo salvo in Storie e Culture, va benissimo. Lo chiamo ad esempio Intro A perché è la prima frase che devo andare ad ascoltare, benissimo. Ok, ricarico un attimo così registro l'altra parte. Ovviamente dovrei prepararmele tutte per andarle poi a assemblare in modo preciso. Ti presenterò le principali coltivazioni arboree. Ok. Ti presenterò le principali coltivazioni arboree. Benissimo. Taglio le pause e salvo. Come vi dicevo, all'interno di Scratch invece abbiamo già il registratore incorporato, quindi possiamo registrare all'interno. Vado a salvare. E allora adesso che le ho preparate, dovrei prepararle tutte. In realtà, se fossi proprio brava brava, le vado ad aggiungere i suoni, così come avevo fatto prima per lo sfondo. Quindi non scelgo un suono interno, ma vado a caricare il suono. Ricarico entrambi. Eccolo qui. Ho intro A. Io adesso l'ho ascoltato, voi probabilmente non lo sentite. Facciamo così, magari lo sentite in questo modo. Perfetto, dovreste aver sentito quindi. Benissimo, ditemi se mi sentite bene ancora, che ho cambiato il microfono per farvi sentire l'audio. Sì, ti sentiamo. Perfetto, grazie. Allora andiamo a prendere il blocco che abbiamo inserito prima, quindi un quarto blocco nuovo, avvia riproduzione suono e scegliamo il suono intro A. Poi dovremo andare a modificare ovviamente in questo caso i secondi, perché magari
Parlando, ciao, io sono Luigi il narratore, ci metto 3 secondi e allora lo andiamo a modificare. La stessa cosa per la seconda frase. Andiamo ad inserire in questo caso il nostro secondo suono che si chiama intro B e lo andiamo ad ascoltare. Allora, se tolgo la modalità turbo, ecco qui. Adesso voi non lo sentite, fidatevi. Vado con il via. C'è la mia voce sotto. E quindi, mentre noi vediamo i fumetti, andiamo ad ascoltare anche il nostro audio. Quindi possiamo anche partire con gli studenti, come vi dicevo, con una struttura di base e chiedere loro come sfida di creare attraverso questa struttura di base una rielaborazione di una parte dell'argomento. Questa è proprio una micro sfida, che possiamo fare in un paio d'ore, in realtà, di lavoro all'interno della classe. Ma poi come sfida ulteriore possiamo chiedere loro di personalizzare, quindi ci sarà chi inserisce il suono, ci sarà chi inserisce il movimento, chi personalizza magari il nostro personaggio e così via. Voglio farvi vedere l'ultima cosa, perché per ora abbiamo fatto soltanto un inserimento, così una creazione di una maxi sequenza di blocchi, vedete? Come vi dicevo, però, possiamo andare a lavorare in realtà anche con altre strutture diverse. Possiamo, ad esempio, andare a lavorare sulle condizioni e creare, ad esempio, dei quiz. L'ultima cosa che infatti ci dice il nostro personaggio è: ora puoi rispondere alle domande per scoprire se ti ricordi tutto. Allora, andiamo ad inserire una domanda con controllo anche della risposta. Ve lo faccio vedere solo per farvi vedere le potenzialità, è come se stessimo facendo proprio un primo approccio allo strumento e alla programmazione in generale, ma per farvi capire che con la programmazione poi potete creare anche tanto altro, molto più avanzato di quello che stiamo facendo noi adesso. Allora, lo facciamo qua all'inizio noi, fate finta che la domanda sia alla fine, noi per comodità la mettiamo all'inizio perché altrimenti dobbiamo rivedere ogni volta tutto quello che abbiamo fatto e programmato. Allora, quello che possiamo fare in questo caso è utilizzare la categoria che viene definita sensori, che permette all'utente che va a vedere, a visualizzare il nostro cartone animato, in questo caso di interagire con il cartone stesso. Quindi in questo caso di rispondere ad una domanda. Allora noi prendiamo il blocco chiedi, che è un blocco simile al dire. Andiamo a chiedere ad esempio di quale categoria fa parte l'arancio. Categoria un po' brutto, andiamo a scrivere coltivazione. Categoria di coltivazioni, diciamo così, fa parte l'arancio. Allora, cosa dovrà fare il nostro utente? Vi faccio vedere, vedrà la domanda, dovrà inserire all'interno della barretta del campo di risposta la propria risposta. Vedete che graficamente è un fumetto, così come il dire, ma in più compare sotto un campo di risposta in cui l'utente che vede il nostro gioco può andare a rispondere. Allora, proviamo a fargli rispondere, ad esempio, olivo. Non succede niente, va avanti normalmente. Perché? Perché noi non gli abbiamo dato nessuna impostazione, nessuna programmazione che permetta al nostro gioco di andare a verificare se la risposta è quella giusta. Allora andiamo a prendere intanto il blocchettino risposta e lo inseriamo qui. Adesso non vi spiego esattamente che cos'è quel blocchettino lì, ma fidatevi di quello che sto facendo adesso. Andiamo a prendere invece un blocco di controllo, il nostro se. Ok. Stacco un attimo la parte che abbiamo fatto prima, così vedete solo quelle su cui stiamo lavorando adesso. Allora, se la risposta è giusta, qual è la nostra risposta? Agrumi, allora dovrà succedere qualcosa. Se la risposta è sbagliata, altrimenti succederà qualcos'altro. Intanto andiamo ad inserire la condizione, quindi
Di quale categoria di coltivazione fa parte l'arancio? La risposta giusta è agrumi. Quindi dobbiamo verificare, anzi chiediamo a Scratch di verificare che la risposta sia giusta. Allora andiamo in operatori e prendiamo l'uguale. Allora, eccola qua. Se la nostra risposta è uguale ad agrumi, allora succederà qualcosa. Ad esempio, possiamo far dire al nostro narratore, esatto, risposta giusta. Guardate che io sto creando una frase di programmazione andando a inserire i diversi blocchetti uno dentro l'altro. Ad esempio, chiedi di quale categoria e attendi. Se la risposta è uguale ad agrumi, allora è per quello che si parla di blocchi di parole. Puoi dire esatto, risposta giusta. Altrimenti, andiamo a prendere un altro blocco. Attenzione. Ripassa le coltivazioni arboree. Andiamo a vedere se funziona questo nostro piccolo quiz. Di quale categoria di coltivazioni fa parte l'arancio? Andiamo a rispondere agrumi. Verifichiamo, esatto, risposta giusta, quindi la prima uscita del nostro controllo. Eccola qua. Altrimenti andiamo a dare la risposta sbagliata, vediamo se è tutto giusto nella nostra programmazione. Andiamo a dire ad esempio olivo. Attenzione, ripassa le coltivazioni arboree. Voi tenete presente che questo lo potete mettere ad esempio alla fine. Riduco un attimo così sono più comodo a spostare diversi blocchi della nostra storia. Ho perso un blocchetto, eccolo qua. Quindi prima c'è tutta la storia riguardante le nostre coltivazioni e poi abbiamo la nostra domanda. Adesso non la riguardiamo tutta, ma ovviamente dopo aver finito la nostra storia narrata, abbiamo ora puoi rispondere alle domande, abbiamo la prima domanda. Poi ne possiamo mettere altre, sempre così andando a duplicare la prima. Ne inseriamo altre, inseriamo che cosa deve succedere quando la risposta è giusta e quando la risposta invece è sbagliata. Allora, questo proprio velocemente per farvi capire anche che possiamo fare tanto in più, però anche soltanto con la struttura base della nostra storia avete visto che possiamo raccontare o descrivere qualsiasi argomento che e i nostri studenti possono raccontare qualsiasi argomento che noi proponiamo loro. Questo è molto molto importante perché con pochi blocchettini però hanno quindi minimo sforzo, possiamo dire massima resa, perché quello che devono fare è prepararsi tutte le risorse prime e poi soltanto andare a assemblare in modo molto semplice tutto quello che hanno raccolto, così come fanno esattamente con le presentazioni. Però in questo caso devono pensare anche alla programmazione. La stessa struttura ovviamente si può utilizzare anche per altre discipline, ad esempio quando andiamo a lavorare su italiano, in italiano con i diversi tipi di testo, possiamo utilizzare la stessa struttura per creare una storia, per creare una descrizione, per creare una narrazione inventata, ad esempio partendo da alcuni termini che diamo un po' come il binomio fantastico di Rodari. Possiamo utilizzarla per tanti artefatti di tipo diverso. È sempre una storia, una struttura comune che può essere utilizzata per tutti gli argomenti che vogliamo e le tipologie di storie che preferiamo. Questa era solo una possibilità che i nostri studenti possono sviluppare, una possibile soluzione che i nostri studenti possono sviluppare alla sfida creativa iniziale che io vi ho proposto, ma può essere qualsiasi tipo di sfida creativa. Quindi nella nostra classe ipoteticamente potremmo avere un prodotto di questo tipo, o forse no, e potremmo averne invece altri 10, 12 diversi, perché con uno stesso problema iniziale. Ovviamente la soluzione la creano e la pensano e la mettono poi in pratica, la concretizzano i nostri studenti.
Ecco qui, quindi questo era un piccolissimo esempio di quello che troverete anche all'interno del fascicolo dedicato proprio alla tecnologia creativa che va a sviluppare delle attività, come vi dicevo prima, di tecnocreatività. Eccoci, grazie, grazie Jessica. A voi. Vedo che sono arrivate un po' di domande. Perfetto. Abbiamo poco tempo, ma te le riassumo perché a dire il vero sono fondamentalmente tutte sull'attività che ci hai mostrato. Sono domande sia relative al grado, quindi noi parliamo di scuola media, ma si può già partire in prima, secondo te, con questo genere di attività? È troppo complicato? Assolutamente sì, si può partire non solo dalla prima della secondaria di primo grado, ma anche alla scuola primaria e tenetelo sempre in considerazione questo tipo di attività anche come attività ponte, quindi come attività in continuità. Sono attività che i bambini e i ragazzi apprezzano. Che ovviamente se utilizziamo l'argomento corretto possiamo andare ad affrontare proprio come attività in continuità in modo tale che ritrovino le stesse proposte, le stesse strategie sia in uscita dalla scuola primaria che nell'ingresso della scuola secondaria di primo grado. Ottimo, ti ringrazio. Proseguo. Ci chiedevano anche se questi progetti sono sempre realizzati in classe o li assegni anche per casa, se occorre una licenza, se li fai lavorare a gruppi. Te le riassumo un po' se vuoi fare un discorso un po' più sul Certo, certo. Allora, solitamente in classe, perché è importante intanto che abbiano un luogo e il tempo per ritrovarsi, appunto. E poi perché, come vi dicevo, il tempo è una risorsa. Quindi, chiaramente tutti i gruppi di lavoro, e così vado a rispondere all'altra domanda in cui parlavo proprio dei gruppi, solitamente sì, è corretto farli lavorare a gruppo, come vi dicevo prima, perché diventa difficile trovare e gestire anche delle soluzioni individuali, ma poi perché facendoli lavorare a gruppo riusciamo a sviluppare anche competenze che nel lavoro individuale non riusciamo a far sviluppare ai nostri studenti. Quindi, come vi dicevo, è importante che tutti i gruppi di lavoro abbiano lo stesso tempo. In questo modo li facciamo lavorare in classe e noi riusciamo a dare il supporto anche a questi gruppi, non tanto in realtà nella parte tecnica, anche senz'altro avranno bisogno della parte tecnica, ma li guidiamo soprattutto nella parte di ideazione e progettazione attraverso le domande stimolo, che sono importanti soprattutto nelle prime prove, diciamo così, che facciamo di tecnologia creativa. Benissimo. Una domanda era invece sulla valutazione. Li Sempre, valuti? sempre questa. Sì. Benissimo. Chiedevano innanzitutto se li valuti. Se sì, con quale criterio, specialmente considerando magari il lavoro di gruppo, dove è un po' più complicato poi capire effettivamente chi ha fatto cosa, qual è il contributo di ciascuno, come ti orienti tu in queste scelte? Certo, allora intanto come strumento di valutazione solitamente utilizziamo le griglie. O le rubriche sono chiamate in tanti modi diversi, ma ovviamente andando a valutare delle competenze, e poi anche qui ci sarebbe un piccolo approfondimento da fare, andiamo ad utilizzare delle modalità valutative che permettano di appunto valutare le competenze, non soltanto le conoscenze, questo è importante. E solitamente all'interno della valutazione c'è una parte di valutazione dedicata al gruppo e anche al lavoro all'interno del gruppo e una parte dedicata al singolo, che può essere ad esempio nella presentazione. Io non ve l'ho ancora parlato, non ve ne ho ancora parlato, ma è importantissimo quando andiamo a fare questo tipo di lavoro, proprio perché i gruppi stanno lavorando su soluzioni diverse, avere un momento anche di condivisione in cui i gruppi mostrino agli altri il proprio lavoro. È in questa fase e che all'interno di questa fase possiamo andare a valutare il singolo perché chiediamo ad ognuno di parlare di un aspetto diverso del proprio prodotto oppure di riflettere sul ruolo che ha avuto all'interno del lavoro di gruppo. Quindi qui riusciamo a trovare la parte individuale della valutazione. Poi in realtà dovremmo parlare per ore della valutazione sia per quanto riguarda gli indicatori che i livelli.
di valutazione che andiamo ad utilizzare, perché non è facile valutare le competenze e in questo caso dobbiamo andare a valutare qualcosa di oggettivo e quindi dobbiamo andare a valutare le competenze attraverso le caratteristiche del prodotto, che è un po' complesso, però anche qui, come fanno gli studenti che piano piano diventano sempre più bravi, anche noi creando, magari utilizzando inizialmente delle griglie che sono già pronte e poi utilizzando invece le nostre griglie possiamo andare a diventare sempre più bravi anche nella valutazione di queste attività. Tra l'altro, nella guida per l'insegnante sono sviluppati anche questi argomenti proprio per quanto riguarda il fascicolo di tecnologia creativa. Perfetto. Vi lascio ancora qualche minuto se avete qualche domanda, ma essendo fuori tempo massimo vi faccio vedere, visto che qualcuno chiedeva anche invece come orientarsi per la richiesta di saggio, eventualmente per consultare un po' la proposta Ecotech. In realtà, Jessica, ti rubo la condivisione schermo, dimmi solo se ti Certo. va. Adesso dovreste vedere. Perfetto. Top, perfetto. Allora, questo è il nostro sito. Nella barra in alto avete le due voci, la seconda che è il catalogo e l'ultima che è contatti. Dal catalogo voi trovate sia per ricerca per titolo che per grado, ma comunque avete in home page del catalogo tutte le novità, la proposta. Qui potete sfogliarla liberamente, quindi è tutto accessibile. Potete andare anche, questo è tecnologia creativa per farvi vedere, potete sfogliarlo tranquillamente. Se poi invece vi dovesse interessare la richiesta di copia saggio, sempre dal nostro sito, come dicevo, alla voce contatti, potete attraverso il pulsante contatto un agente di zona trovare quello più vicino a voi in totale autonomia. Potete selezionare la provincia, il grado scolastico, volendo anche il marchio, ma poi comunque vi compaiono qui l'agenzia più vicina a voi come riferimento per ricevere la copia. Qui avete sia l'indirizzo mail che il recapito telefonico, perciò potete muovervi in autonomia. Comunque, come sempre, noi siamo disponibili su eventi@gruppolascuola.it se avete bisogno sia di assistenza per la richiesta saggio che per domande o richieste relative ai webinar che eroghiamo. In apertura vi avevo linkato anche il prossimo webinar di Jessica, che è la prossima settimana, ma comunque, come sempre, trovate tutte le proposte nella sezione dedicata del nostro sito alla pagina formazione. Eccolo qua. C'è un'ultima domanda, Jessica, prima di Benissimo. salutarci. La recupero subito. Luigi, non è proprio una domanda, ma te la pongo io. Si poneva il problema del poco tempo a disposizione per le ore di tecnologia. Come gestisci tu, queste attività con dei tempi così ristretti? Perfetto, allora quello che vi consiglio, allora intanto cominciate con delle attività piccoline. Avete visto l'esempio che vi ho fatto, quando c'è poco tempo va benissimo, cominciate, provate se non altro a creare delle piccole microsfide. Ad esempio, l'esempio che vi facevo prima era una struttura già data come quella che avete visto, andiamo a cambiare gli sfondi e i testi e questo è molto semplice, quindi in un'oretta e mezza, un paio d'ore riusciamo a realizzarla, però questo vi permette già di iniziare a introdurre qualcosa. Poi man mano che gli studenti appunto diventano sempre più esperti, diciamo così, delle strategie che possono mettere in atto, vedete che anche quelle un pochino più complesse le realizzeranno in poco tempo. Ma la cosa importante è la sfida che voi proponete, quindi sfide piccoline, micro sfide, e riuscirete senz'altro a proporle anche in tempi molto brevi. Il tempo deve essere sempre una risorsa limite che i ragazzi devono tenere in considerazione, quindi quello è il tempo, voi lo dichiarate, e anche delle micro sfide vanno benissimo. Chiaramente le sfide più ampie, magari che vedete seguendomi sui social e nei vari canali, sono svolte in tempi molto più distesi e solitamente extra scuola, quindi nel pomeriggio ci concentriamo su quello, ma sono 30, 40, 45 ore. Le micro sfide invece vanno benissimo. Ottimo. Bene, io direi che abbiamo risposto un po' a tutti e ci possiamo salutare.
appunto, rivedendoci presto, doveste avere poi delle domande che vi vengono, ci rivediamo la prossima settimana anche con Jessica, anche se magari gli argomenti saranno leggermente diversi, siamo insieme, abbiamo un'altra occasione di confrontarci. Grazie Jessica per essere stata qui, ci rivediamo Grazie a presto. tutti voi. Grazie e buon proseguimento a tutti. Ciao a tutti.